Ciao, sono il Giangi e lo sapete già, sono qui per parlarvi di birra. Ma quello che non immaginate neanche lontanamente sono gli stili birrari dei quali vi parlerò questa volta. I più strani di tutto il pianeta. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e preparatevi all'incredibile. E alla fine vi svelerò il più segreto di tutti i segreti. Ormai lo sappiamo, nei secoli ci sono stati fattori che hanno fatto nascere nuovi stili birrari. Ad esempio il digiuno religioso, oppure leggi proibizioniste, per non parlare della necessità di lunghi trasporti. Ma ci sono stati anche incidenti veri e propri che hanno creato, a sorpresa, degli stili impensabili. Il primo di cui vi voglio parlare è accaduto nel 1890 a Kulmbach, a nord di Norimberga. Che cosa è accaduto? Che a fine giornata il mastro birraio di un birrificio chiese al garzone di ricoverare le botti di birra che erano all'aperto. Il povero garzone però era stanco morto, non ce la faceva più e lasciò queste botti di birra all'aperto. Nella notte la temperatura andò parecchi gradi sotto zero e così le botti di legno si ruppero. La mattina dopo, quando il mastro birraio scoprì il disastro, disse al garzone: la birra settimanale alla quale hai diritto è quella delle botti rotte. E allora il garzone si rassegnò al suo destino. Se gade fa, porfieu. Ma quando assaggiò questa birra rovinata, si accorse che era bella corposa, ricca. Cioè, in una parola, una squisitezza. Che cosa era successo? Nella notte, la parte acquosa della birra si era trasformata in ghiaccio e quindi il liquido che era rimasto era di fatto una birra concentrata. Era nato lo stile Icebock. Per il secondo incidente ci spostiamo in Francia, a Chamonix. Era l'estate del 1786, quando il ricercatore di cristalli Balmat e il medico Paccard decisero di scalare il Monte Bianco, di arrivare dove non era mai arrivato nessuno prima, fino in cima al Monte Bianco. Per il loro viaggio, tra le varie provviste, pensarono di portare della birra, sia per dissetarsi, sia per darsi un po' coraggio, perché né l'uno né l'altro erano scalatori professionisti. Riescono nella loro impresa, arrivano fino in cima al Monte Bianco e, ovviamente, con grande gioia, grande tripudio, loro scendono poi dal Monte Bianco, ma è talmente la gioia, l'agitazione per essere riusciti nell'impresa che si dimenticano di bere l'ultima bottiglietta di birra. A me non sarebbe mai successo. E così tornano fino a valle con questa bottiglietta, che aprono poi a valle. L'aprono, l'assaggiano per festeggiare l'impresa e si accorgono di una cosa pazzesca. Cioè, ad ogni sorsata la birra cambia sapore e nasce così lo stile haute bière, birra alta, delle altitudini. Cos'era successo in questo caso? È molto interessante quello che è accaduto. Voi sapete che esistono le radiazioni cosmiche, con le quali la NASA deve fare i conti per mandare la missione su Marte. Stando molto più vicini sulla Terra, gli equipaggi delle compagnie aeree devono fare regolarmente dei periodi a terra per smaltire le radiazioni che hanno accumulato in altitudine. Lì che cosa era successo? Che i quasi 5.000 metri del Monte Bianco avevano riempito la bottiglietta di radiazioni cosmiche. Tornati poi a valle, siccome le radiazioni avevano lunghezze d'onda diverse, nel bere la birra queste radiazioni uscivano dalla birra con tempi diversi
E quindi ecco perché la birra aveva sapori diversi con il passare del tempo. Non ore, ovviamente, ma bastavano manciate di decine di minuti per farle cambiare il sapore. Per il terzo incidente arriviamo in Virginia, fine del Settecento, Stati Uniti. George Washington, sì, il presidente, che era un grande appassionato di birra, venne a sapere che nell'abbazia della Trappe c'erano questi frati trappisti che avevano cominciato a fare una birra particolare. Fu così che allora venne organizzato una spedizione di alcune casse di birra per gli Stati Uniti. Un bastimento partì da Rotterdam, in Olanda, con queste casse destinate a George Washington. Il viaggio fu difficile perché il bastimento incontrò burrasca per molti giorni, ma riuscì comunque ad arrivare a destinazione. Quando George Washington finalmente assaggiò la birra, rimase colpito perché la birra sembrava piccante. Di lì a qualche tempo poi George Washington è morto, ma vi garantisco non per colpa della birra. Il comandante del bastimento, che aveva scortato la birra fino a quel momento, chiese al presidente di poterla assaggiare, visto che lui la conosceva, quella birra, sapeva com'era. E in effetti si rese conto che era una birra nuova, diversa. E in dialetto olandese la chiamò Sjigotten Beer. Che cos'era successo? Che durante la traversata, a causa della burrasca, la birra aveva alternato dei momenti con forti sollecitazioni e dei momenti invece di calma. Questo di fatto aveva fatto aggregare l'anidride carbonica all'interno della bottiglietta in maniera particolare. Praticamente si erano poi formate delle bolle, delle bollicine di dimensioni diverse. Quindi poi al momento della beva queste bollicine di dimensioni diverse davano questa sensazione di piccante. Beh, mai come questa volta sono curioso di andare subito all'assaggio. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e volete che Gianjibir continui a fare puntate, mettete un mi piace se vi è piaciuto alla puntata e fate conoscere il canale, fate iscrivere un po' di persone. Purtroppo delle tre birre che vi ho raccontato sono riuscito a procurarmi solo l'Icebox, ma sto morendo dalla curiosità. Per la cronaca stiamo parlando di 12 gradi di birra, eh. Mamma mia, l'ho versata, si sente un profumo di banana. Secondo me qui è lievito Weizen, frumento. Sì, infatti, c'è malto di frumento e probabilmente hanno usato i lieviti Weizen, perché c'è un profumo di banana fantastico. La schiuma, mi sembra quasi un insulto chiamarla schiuma, questa è una crema, veramente una persistenza magnifica, un velluto spettacolare. Profumo intensissimo di malto, veramente. Una birra da masticare, letteralmente, molto corposa, lascia una patina sulla superficie di tutta la bocca, veramente una patina gelatinosa, piacevole, mi raccomando, cioè veramente una birra da masticare che non se ne va. 12 gradi e non sentirli, assolutamente non li percepite, non vi immaginate una roba violenta, assolutamente. Grande velluto, grande morbidezza, grande equilibrio. Veramente sentite l'aroma della Weizen, che però è sovrastato dall'importanza del malto, dalla corposità del malto. Veramente una birra invernale riscaldante, ma molto bevibile. L'unico stile che esiste veramente è quello che abbiamo assaggiato. Gli altri due sono
Fish Style, scherzo da gnomo della birra. Buon primo aprile!